Reggi il mio braccio sul volante. Regola la forza dei miei piedi su acceleratore e freno. Proteggimi. E fa che niente mi accada. Allora, ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Come avete visto dal trailer, oggi facciamo una recensione del film Veloce come il vento. Allora, il film Veloce come il vento è un film del 2016, è conosciuto anche con il nome internazionale di Italian Race ed è un film diretto da Matteo Rovere. Allora, come già detto, come già anticipato, Matteo Rovere stava girando un altro film nel quale appunto c'erano delle macchine. In quel film lì conosce un meccanico che gli racconta la storia di Capone, che è stato Carlo Capone, che è stato un grandissimo campione di rally, come già ne abbiamo parlato, e la storia appunto è ispirata a lui. È soltanto ispirata a grandi linee, perché poi la storia è ambientata a Bologna, dove la 17enne Giulia De Martino corre con nel campionato GT. Siamo nelle primissime gare dove praticamente il padre muore per un infarto. A quel punto lì Loris, interpretato appunto dal bravissimo Stefano Accorsi, e quando viene a conoscenza della morte del padre, torna alla casa. La mia sorella. Non puoi tornare qua dopo 10 anni e dire che questa è casa tua. Ma ci avrò pure diritto anch'io ad avere qualcosa dalla perdita di un padre. Mio fratello è un ex pilota. Valerino, che ti è successo? Ma cosa è successo a te, oh? Poi che cazzo sei? Se non vinco il campionato, lui si prende questa casa. Casa mia, perdiamo, casa mia. Ma guida come a Luna Park. Cos'è sto collo? Sto qua è il collo di un colibrì. Mi alleni tu. Alleno. Sinistra, destra e poi apri, quarta e quinta, bacca boia, c'ho tutto qua. Dove andiamo? Dove andiamo? Cosa facciamo? Perché, oh, bacca boia, dumarò. Liberatela qua a testa. Vola! Allora, Loris De Martino è un ex pilota di rally, è un pilota che ha vinto negli anni 80 e sta vivendo un periodo di difficoltà. Utilizza droghe, si sta drogando pesantemente ed è interpretato appunto dal bravissimo Stefano Accorsi. Quindi Loris De Martino torna a casa del padre per avere insomma quello che gli spetta, e lì incontra la sorella Giulia De Martino, che appunto è interpretata dalla bravissima Matilda De Angelis, che è una nuova attrice che ha fatto una bellissima interpretazione. E lì incontra anche il fratello più piccolo, che non sapeva neanche che esistesse, perché la mamma aveva lasciato il padre, poi dopo per un periodo era ritornata, aveva fatto questo figlio, quest'altro figlio, però lui non neanche lo conosceva. Quindi la sorella, Giulia De Martino, si ritrova a voler continuare, deve continuare a correre nel campionato GT, perché il padre ha ipotecato la casa e ha ipotecato, insomma, si trova nei debiti e deve continuare appunto a correre. In più c'ha la responsabilità anche del figlio più piccolo. Quindi il film ha anche questa storia. È un film di genere, è un film naturalmente dove si vedono delle scene bellissime, mi ricordano di corse. È un film che mi ricorda un po' il primo Fast and Furious, dove non c'erano tantissimi effetti speciali. Questo viene fatto tutto con la telecamera, e non ci sono appunto altri aiuti. All'inizio c'è un grande litigio fra i due fratelli, dopodiché Loris viene invitato, diciamo, a rimanere nella famiglia, perché altrimenti i due fratelli, la sorella Giulia e Nico, quello più piccolo, vengono affidati a genitori perché sono minorenni. Quindi
l'assistente sociale accetta che possano rimanere in casa se Loris, che poi ha anche problemi di droga, si prende, diciamo così, cura di loro. Quindi di lì nasce questa, si ritrovano a convivere in questa casa. Ecco, qui c'è una bellissima interpretazione, ecco, dal mio punto di vista, di Paolo Graziosi, che interpreta. Paolo Graziosi, ecco, lo ricordo, un grandissimo attore, è uno che ha recitato anche con Zeffirelli, una persona che ha più di 70 anni. Qui interpreta il vecchio meccanico che aiuta appunto Giulia nel campionato GT. Quindi quando loro stanno per partire per il campionato, passa di lì, viene, diciamo così, coinvolto, e da lì rientra nel mondo delle corse, però ci rientra come una persona che ormai è finita, diciamo, da un punto di vista sportivo, anche da un punto di vista, insomma, possiamo dire umano. Ecco, qui Stefano Accorsi ha perso 11 kg per poter fare questo film, è molto provato, si è alzato sempre la mattina alle 3 della mattina per dare ancora di più un'idea di un volto emaciato, un volto distrutto. Si vedono proprio anche i denti gialli, proprio Stefano Accorsi, che insomma ha dei denti, insomma, è un attore, ha denti bellissimi, bianchi, no? Quindi è proprio trasformato, c'è proprio stato, secondo me, un lavoro gigantesco dietro, proprio per arrivare a dare questa impressione, ecco così. Le gare sono state girate nei circuiti di Vallelunga, Monza, Imola, e vengono appunto girate durante proprio le gare, durante proprio le sessioni di gara. Quindi l'effetto che abbiamo è proprio quello della realtà. E ci sono appunto altre gare, che sono quelle clandestine, quelle vengono girate a Imola, vengono girate a Matera, e per quanto riguarda quelle corse, si sono avvalsi della partecipazione di Paolo Andreucci, che è un grandissimo campione di rally in questo momento, è 9 volte campione italiano ed è arrivato, mi sembra, in Sardegna l'altro anno, 9° mondiale. Il mondo è grande. Parte, si è acceso il bang. Prima, seconda, terza, quarta, staccatona, terza, seconda. Sente bene l'assetto qui della macchina, ora si sale di marce, il motore sale perché abbiamo ora un bel motore per il turbo. Ottima è la precisione anche nello stretto qua, è importante anche nel destra-sinistra ad avere una macchina precisa, migliore rispetto a quelle stradali, cioè che posso pelare i muretti e passare vicino. Va guidata sempre un po' di coppia perché abbiamo il motore turbo, buona frenata, direi ottima rispetto al Super 2000, molto meglio. Nelle curve lente si può dare un tocchetto di freno a mano che fa girare il posteriore. I differenziali sono tutti meccanici, per cui non abbiamo nessun aiuto elettronico. Le marce sono abbastanza ravvicinate, la devi dar secca, veloce. La frenata è molto graduale, lasciati sempre un po' di spazio davanti perché non inchioda. Andreucci, metti a posto la cintura! Troppo bene! Ecco, quindi si sono avvalsi, credo, delle professionalità più alte da questo punto di vista che si possono trovare in Italia. E dopodiché utilizzano la Peugeot 205 Turbo 16, che è stata prestata appunto da un museo francese, perché ce ne sono soltanto 2 al mondo di Peugeot 205 Turbo 16 gruppo B, macchine da 700-800 cavalli, che sono mantenute, quindi che sono proprio quelle che hanno corso i favolosi rally degli anni 80. Ecco, mi piace soprattutto di questo film il fatto che
con tutti i suoi problemi, Loris, legati appunto alla droga, legati appunto a un passato. Noi non sappiamo il motivo per il quale lui si è trovato in questa, con questa depressione, no? Ma sappiamo che lui riscopre a un certo punto il talento, un talento che comunque era nascosto ma che c'era, e questo credo che sia una cosa anche molto vera, che ognuno, diciamo, di noi ha, e che magari ognuno di noi fa fatica poi a tirarlo fuori, no? Quindi ecco, questo è uno dei motivi per il quale questo film mi è piaciuto di più, oltre che naturalmente è un film godibilissimo da un punto di vista proprio delle scene, dal punto di vista della velocità, dal punto di vista delle storie, la storia di questi, appunto, di questa famiglia che era divisa, che poi insomma trova il modo, no, di tornare unita. Ecco, il vecchio, do l'ultima insomma chicca, ecco, per chi non lo sapesse, il grande campione Carlo Capone correva con la Lancia, non correva con la Peugeot, e credo, almeno io l'ho interpretato così, il vecchio meccanico Tonino arriva proprio al funerale del padre, no, di Loris, con una Lancia, una vecchia Lancia, e credo che insomma questo sia stata scelta insomma per dare merito insomma alla Lancia, che in quegli anni lì con la S4 aveva fatto veramente la storia, no? Cioè dei rally. Ecco, a questo punto io vi saluto, vi invito naturalmente a vederlo, spero insomma questo video vi sia piaciuto, mettete un like se vi è piaciuto, e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Ciao a tutti. Ho le gare, i soldi non me li ridai. Io ho bisogno di un pilota bravo e disposto a rischiare. Scusa. Oh! Ruba, droga, ti ammazza, ti spara, ti non me ne frega un cazzo. Però noi due ci lasci in pace. Abbiamo soltanto una gara, ancora una. Guarda che quella è una gara da malati, da disperati. Guarda che disperati veri, si è rimasti in pochi.